Amici di Live Sport Academy, un saluto da Leo Talusi, benvenuti al Doria, questa è Schalke 04, punta rossa, la terza giornata della Tribal Tarek Cup 2022-2023. La battuta arriva, occhio alla deviazione, c'è la possibilità per Rezzi che scheggia il palo col sinistro, palla sul fondo, occasionissima Schalke. Delle retrovie il 9, poi si costruisce l'autostrada per poter andare. Rezzi, trovato, girato, poi Pozzessere, troppo largo però il numero 9, doppia carambola che però lo vede sfortunato in questo caso. La rimessa allora è per il punta rossa che va da Giorgini, attenzione perché ha un po' di campo da prendersi, trovato Purinan lungo linea, Purinan rimette in mezzo, Giorgini, gran risposta con i piedi da parte di Grassetti, un miracolo per il Schalke. Parte Ulisse col sinistro, apre tutto verso Purinan che ha trovato il muro blu e bianco, rimessa in zona d'attacco per il punta rossa. Ulisse traversa in riga, la palla non è entrata. 15 sul cronometro, quarto d'ora, mancano 10 minuti al termine del primo tempo, ancora 0-0, una partita non particolarmente divertente dal punto di vista delle occasioni. L'unica e ultima che abbiamo visto è stata la traversa colpita da Ulisse per il punta rossa. Centralmente sembra essere interessante il pallone, ma Spataro capisce tutto. Allora possibilità di contropiede che però adesso diventa per lo Schalke. Pionico va dentro, Dorto, che parata dell'estremo difensore ex Boreale Don Orione, calcio d'angolo. Disturbare il numero 7 bianco-blu. Poi la palla nel frattempo esce, non si capisce. Pozzessere con il compagno Dorto, la rimessa è per il punta rossa già battuta. Purinan vince il primo duello, non il secondo, tocca per un avversario. Piorico vuole andare via anche in velocità, Piorico gran numero, Piorico la tocca, Pozzessere, pallone che però diventa buono ancora per lo Schalke, non è finita l'azione, ancora Pozzessere, la parata in due tempi da parte di Spataro. Parte Giorgini col sinistro, ha calciato addosso al muro bianco-blu e non c'è neanche più tempo però per il direttore di gara per ulteriori azioni. Si chiude a reti bianche il primo tempo fra Schalke e punta rossa, 0-0, partita bloccatissima, ci sentiamo fra pochissimo. Via si ricomincia col secondo tempo di Schalke punta rossa. Centralmente l'idea non è male questa volta per Pozzessere che non trova modo di servire nessuno, l'unico è Rezzi. Centralmente l'idea non è male, attenzione a Soleri che prova a girarsi, Soleri non ha lo spazio per calciare, Pozzessere forse un po' di più, gran ruleta e poi sinistro, stampa il palo Pozzessere. Donati va lontano, colpo di testa da parte di Piorico che copre. Poi Soleri, deviazione! E la palla è dentro, ha segnato Procario, il gol dell'1-0 dello Schalke, si sblocca finalmente la situazione al 40esimo, al quarto d'ora quindi, del secondo tempo, 1-0. Attenzione a Giorgini, suggerimento lungo linea per Donati che può provare a girarsi, non ha trovato però nessuno, allora possibilità di contropiede per lo Schalke, attenzione perché c'è Procario, di nuovo tutto solo, gran parata con i piedi di un instancabile Spataro. Occhio al pallone per Pozzessere che la prende, Pozzessere un'altra volta, Spataro, poi porta vuota e sulla ribattuta non riesce a segnare il 9. Occhio a Ulisse, Giorgini e poi Ulisse, ottimo scarico, il sinistro di Giorgini che non termina lontanissimo dal bersaglio, palla fuori. Pallone deviato, riesce a controllarla qui Piorico, gran giocata, Piorico mette ancora al centro, che risposta con i piedi da parte di Spataro, ancora sul 9 avversario. Soleri, Pozzessere, vediamo se resiste alla carica di Giorgini, no, poi attenzione però perché la deviazione favorisce Piorico, Piorico la mette al centro, Pozzessere, palo, un altro, è il secondo e non c'è neanche più tempo per il direttore di gara, è finita, lo Schalke batte il punta rossa col minimo sindacale, finisce 1-0 al Doria, grazie da Leo Talusi per l'Esport Academy, a presto.